Stai preparando una gara sui 100 km? In questo video voglio condividere con te 6 consigli. Che tu sia un ultramaratoneta principiante o avanzato, questi sono i miei consigli. 100 km è la distanza che separa questo posto poco fuori Bologna dal mare, da Rimini. Pertanto è sicuramente una distanza che non va improvvisata. Il mio primo consiglio è quello di programmare in largo anticipo, di calendarizzare la vostra stagione in funzione della 100 km. Un errore molto comune tra i podisti? Quello di andare in forma troppo presto. Vi faccio un esempio. Se la vostra 100 km è in primavera, evitate di fare delle gare podistiche troppo presto, fine autunno, inizio inverno. Vi porterà in condizione troppo in anticipo rispetto alla vostra gara. Sfruttate questo periodo invece per fare costruzione aerobica, per lavorare sul fondo lento, sul vostro motore, sull'organismo. Questo ci permetterà di sfruttare la finestra di condizione di forma, che sappiamo essere una sinusoide, proprio a cavallo della nostra 100 km. La vostra 100 km è in pianura? È sul circuito? È collinare? Ecco, il mio secondo consiglio è di allenarvi su terreni simili. A seguito della costruzione aerobica che abbiamo fatto inizialmente, nella fase specifica ci alleneremo simulando le condizioni di gara. Se state preparando il passatore, ad esempio, sappiamo che nei primi 50 km ci sono 1000 metri di dislivello. Ecco, in allenamento cercheremo di simularli. Io preferisco creare dei circuiti da 9-10 km in cui poter avere un campo base dove tenere alimentazione e idratazione. In questo modo riuscirò anche ad avere degli amici che hanno lo stesso mio percorso e condividere con loro l'esperienza. Sarà anche simpatico vedere come cambiano le facce giro dopo giro. Ruolo fondamentale nella preparazione di una 100 km lo trova la forza. Cerchiamo di inserire una seduta nella nostra routine settimanale, che sia in palestra o a casa. Bastano veramente 40-50 minuti. Io tendo a suddividere la seduta in tre: una prima parte di mobilità, una parte di forza, dove aggiungo 3 o 4 esercizi, inclusi ad esempio lo squat naturale, e una parte di pliometria, dove vado a lavorare sulla forza elastica. Questo ci permetterà di essere più forti e di ridurre al minimo gli infortuni nel percorso. Se chiedete a molti runner che hanno partecipato su gare di 100 km qual è stato il loro lunghissimo, vi risponderanno 50 km. È anche vero che più dell'85% di chi partecipa a questo tipo di distanze si troverà a dover camminare lungo il percorso. Allora come ci dobbiamo comportare? Dipende molto dal vostro livello podistico. Se siete dei principianti, 50 km vanno benissimo. Il mio consiglio è quello di aggiungere all'interno della vostra routine del tempo per stare di più sulle gambe. Quindi aggiungete camminate, aggiungete scale, aggiungete giri in piazza, in paese, aggiungete trekking. Tutto questo vi permetterà di implementare le ore che starete sulle gambe e permetterci di creare gli adattamenti necessari per poi fare delle gare da 10-15 ore. Se siete invece degli atleti più evoluti, 70 km vanno bene. All'interno potremo andare ad inserire delle variazioni tra fondo lento e ritmo medio per cercare di simulare quello che troveremo in gara. Se siete invece degli ultramaratonetti esperti, non ho consigli da darvi, perché avrete già la sensibilità necessaria per decidere se fare un lunghissimo o ridurre il lungo, perché avete già un volume chilometrico molto molto elevato. Un ruolo fondamentale nella preparazione di una 100 km lo troverà anche l'alimentazione e l'idratazione. Cercate di testare nei mesi che precedono la gara la tipologia e la quantità di prodotti che andremo ad utilizzare. Questo perché va allenato anche il nostro intestino per cercare di assorbire correttamente la quantità di carboidrati che dovremo andare ad ingerire nel giorno della gara. Questo è molto soggettivo, quindi c'è chi si troverà bene ad andare solo con carboidrati liquidi, c'è chi si troverà bene invece ad abbinare liquidi e solidi. In questo caso non vi do consigli, però la cosa principale è non andare a chiedere al vostro coach la settimana che precede la gara come si deve comportare a livello di gel, quanti gel e quando. Se c'è una cosa sicura lungo 100 km è la crisi. Niente panico. Accettiamola. Se abbiamo fatto i compiti, se ci siamo allenati bene nel corso dei mesi, saremo in grado di superarla. Con calma, prendiamoci il nostro tempo, camminiamo, troviamo un'area in cui poterci rilassare un attimo, concentriamoci su noi stessi. Il nostro fisico sarà in grado di superarla e di portarci al traguardo. Bene ragazzi, in questo video abbiamo parlato di 100 km e dei consigli sulla preparazione. La mia sta andando benissimo, ci vediamo alla prossima.